la pubblica amministrazione ce la deve fare. Io parto dallo spunto che avete presentato voi in partenza. Guardare avanti è fondamentale. Pensiamo al fatto che un anno fa, quando io stessa ho presentato le linee programmatiche sull'idea di pubblica amministrazione che avrei voluto vedere e sulla quale avrei voluto lavorare, affrontavo l'idea del lavoro agile come un superamento della sperimentazione per riuscire ad arrivare a delle percentuali che fossero simili a quelle degli altri paesi europei. Le classifiche europee, anche sul fronte dell'innovazione e dell'organizzazione del lavoro, ci mettevano agli ultimi posti nelle classifiche europee. Oggi, complice sicuramente anche le difficoltà notevoli della pandemia che ci hanno obbligato al distanziamento sociale, vediamo che la discussione è evoluta completamente. Oggi si parla addirittura in certi articoli, ho letto, di nomadi digitali, cioè le aziende si stanno organizzando e stanno permettendo ai lavoratori in tutta Europa di poter lavorare dove meglio preferiscono, purché siano a proprio agio e riescano a produrre degli ottimi risultati. Quindi dobbiamo riuscire a sfruttare questo tipo di innovazioni e portare avanti questo salto che è riuscita a fare la pubblica amministrazione dal mio punto di vista in una maniera incredibile durante i primi mesi del lockdown. Ed è proprio grazie a questo sforzo di cui devo ringraziare però in prima persona non solo chiaramente chi lavora con me, ma tutti i dipendenti della pubblica amministrazione perché si sono messi in gioco, hanno provato ad autoformarsi, hanno utilizzato i propri strumenti per superare se stessi e garantire una continuità del servizio. E anche grazie a loro se oggi si fa molta attenzione a parlare anche del rischio del burnout applicato al lavoro agile. Oppure di come sia importante, stamattina leggevo un articolo in rassegna stampa dell'importanza della socialità e dei momenti di confronto sul posto di lavoro per il quale chi ha fatto, diciamo, tutta la settimana in lavoro da remoto auspicherebbe invece di riuscire a rientrare qualche giorno a settimana all'interno dell'ufficio anche per creare dei momenti di convivialità e di rapporto e di confronto con i colleghi all'interno dell'ufficio. Quindi in un anno la pubblica amministrazione ha fatto un salto avanti sul fronte proprio della mentalità rispetto all'organizzazione del lavoro che è stata incredibile. È chiaro che i mesi di emergenza che abbiamo affrontato erano mesi particolarmente delicati e complessi e l'emergenza cui ancora oggi siamo di fronte ci vede di nuovo applicare tra qui e probabilmente i prossimi mesi fino a gennaio il lavoro agile sempre come lavoro da remoto e non tanto proprio come un lavoro, diciamo così, una modalità di lavoro intelligente come tutti la vorremmo vedere. Ma l'importante è avere la prospettiva che da gennaio in avanti invece vi sia un piano organizzativo che i dirigenti hanno nelle proprie mani e che devono riuscire ad applicare per far sì che il lavoro agile all'interno della singola amministrazione trovi uno sviluppo nel piano delle performance. È chiaro che secondo me la pandemia è altrettanto, anzi chiaro, che ha insegnato a tutti noi, a tutti i cittadini italiani, l'importanza nodale della pubblica amministrazione che forse negli anni un po' si è perso. Abbiamo imparato a capire quanto sia importante la sanità pubblica, la scuola pubblica, quanto siano importanti le forze di polizia, quanto siano importanti i comuni, il primo front office dell'amministrazione sui territori e di quanto sia stato fondamentale in una fase di blocco totale, grazie a loro continuare a garantire e ad erogare i servizi. Ora la domanda che ci dobbiamo fare è come riuscire a proseguire questa innovazione amministrativa nel futuro, perché dal mio punto di vista, se riusciremo a metterla a sistema, anche i vostri dati dimostrano che migliorate la produttività e che chi più che altro, chi ha lavorato all'interno delle pubbliche amministrazioni si è sentito stimolato anche di fronte a un'innovazione molto grande, quanto possa rendere attrattiva la pubblica amministrazione anche per i talenti dell'Italia, che oggi sono costretti ad andare all'estero. Ma ci dobbiamo anche domandare quanto un'amministrazione più efficiente, basata su un modello organizzativo differente rispetto a quelli che abbiamo conosciuto o conosciuto in prevalenza negli anni passati, possa rendere anche l'Italia attrattiva. Io sento sempre parlare di pubblica amministrazione come un grandissimo apparato di burocrazia complicatissimo da smantellare. Se vogliamo però smantellarla, dobbiamo partire dal mio punto di vista, anche nell'ottica degli investimenti che dobbiamo fare rispetto ai fondi del recovery di cui avete anche parlato prima. Io sono perfettamente d'accordo chiaramente con chi sostiene che bisogna investire in formazione e in digitalizzazione, ma la digitalizzazione è uno strumento. Ci deve servire per reingegnerizzare i processi, perché oggi pensiamo alla pubblica amministrazione come un apparato
molto burocratizzato e pieno di rallentamenti che disincentivano gli investimenti anche degli imprenditori esteri. Allora, quello che dobbiamo fare è applicare la grande digitalizzazione alla velocizzazione di tutte quelle che sono le attività in back office. Per riuscire a fare però tutto questo, applicare, io penso, anche l'intelligenza artificiale ai processi delle pubbliche amministrazioni. È chiaro che per riuscire a farlo serve un livello di digitalizzazione di un certo tipo e di competenze, anche applicate, ma in questi mesi abbiamo visto degli esperimenti molto positivi da parte di alcuni comuni che hanno applicato l'intelligenza artificiale, per esempio con l'utilizzo dei chatbot, per riuscire a creare un nuovo rapporto e una rispondenza più immediata tra le richieste dei cittadini e la rispondenza della pubblica amministrazione. Quindi semplicemente delle interfacce che guidavano il cittadino all'interno del sito dell'amministrazione per fargli reperire il documento per il quale l'utente si era collegato al sito della pubblica amministrazione. Ecco, non dobbiamo immaginarci nulla di incredibile. È vero che quando io presento casi di questo genere, come per esempio quello del Comune di Siena, che non è l'unico, ma è uno di quelli che ho rappresentato, per esempio, anche in trasmissioni televisive qualche settimana fa, mi è stato risposto: ma quello è un caso di eccellenza raro. Io invece dico no. Quello è un ottimo caso da prendere ad esempio, e noi dobbiamo portare le altre amministrazioni ad essere come quell'amministrazione che utilizza questi strumenti innovativi per riuscire a ricreare anche un rapporto fiduciario tra l'amministrazione e il cittadino, che è quello che secondo me è anche mancato tanto negli anni. Non dobbiamo invece trincerarci nella comfort zone di dire meglio tornare a come era prima, perché almeno sapevamo qual era il limite dei servizi e ne eravamo consci. Oggi non è più il tempo di fare ragionamenti di questo genere, servono grandissimi investimenti sul fronte della digitalizzazione, ma la digitalizzazione e il digitale rappresentano uno strumento, non un fine. Quindi per riuscire a raggiungere gli obiettivi ci serve investire tantissimo in formazione del capitale umano e in reclutamento del capitale umano nuovo. Formazione di chi sta nella pubblica amministrazione, secondo me non solo sul fronte digitale, è importante riuscire ad utilizzare gli strumenti digitali, è importante anche riuscire a sganciarsi dall'ottica di non occuparsi di che cosa succede nei passaggi prima e dopo la mia scrivania. Io lo descrivo sempre così in maniera semplice, ma voglio che il messaggio sia chiaro. Dobbiamo metterci di più nei panni di chi si affaccia alla pubblica amministrazione, per riuscire ad andargli contro e a fornire il servizio il più funzionale possibile. Allora, anche investire nella formazione della dirigenza che abbia un approccio più manageriale, con una capacità di problem solving, una capacità di gestione delle dinamiche di gruppo. Nel reclutamento, invece, già abbiamo, diciamo così, tradotto il pensiero, in norme, però chiaramente attendiamo, l'espletamento delle prime prove scritte di questi nuovi concorsi. Li abbiamo ripensati, li abbiamo ripensati, innanzitutto non tutti centralizzati su Roma, ma decentrati, in varie aree d'Italia, e soprattutto che siano, completamente digitalizzati, ma che si vada a reperire quando si scrivono i bandi, si vadano a richiedere anche competenze diverse dalle solite competenze, che sono chiaramente importantissime, quindi le cosiddette hard. È importante sicuramente conoscere il diritto amministrativo, questo è indubbio. Ma è importante anche che chi si avvicina alla pubblica amministrazione abbia delle competenze soft, le life skills. A me interessa sapere che cosa uno abbia fatto nella vita, come si rapporti tutti i giorni ai cambiamenti della pubblica amministrazione, agli imprevisti che tutti i giorni cambiano sul posto di lavoro. Se vogliamo un'amministrazione flessibile, un'organizzazione del lavoro che sia flessibile, dobbiamo avere anche del personale, del capitale umano che abbia una grandissima flessibilità sul fronte proprio dell'elasticità di azione. Allora, l'importanza di individuare anche le soft e le life skills a parità di condizione tra due candidati, dal mio punto di vista, è importantissimo. Così come non cercare solo ed esclusivamente competenze che siano competenze giuridiche, anche questo è stato detto più volte in molti convegni, ma io voglio che diventi realtà. È importante ritornare ad avere all'interno dell'amministrazione delle competenze che siano delle competenze tecniche, ingegneri, architetti, geologi. Queste sono le competenze di cui oggi di più la pubblica amministrazione ha bisogno, proprio perché negli anni sono quelle che maggiormente sono state depauperate. Io credo che abbiamo di fronte davvero una grande occasione, che l'amministrazione vada accompagnata, perché quando parliamo di PA, parliamo di PA grandi come può essere il Dipartimento Funzione Pubblica, oppure il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero del Lavoro, ma parliamo anche di realtà molto più piccole,
sulle quali e per le quali vi è bisogno anche di un accompagnamento rispetto sia alle nuove modalità di concorsi che all'innovazione sull'organizzazione del lavoro. Allora, rispetto per esempio ai concorsi, abbiamo pubblicato dei bandi tipo che siano proprio dei bandi da scaricare sui quali abbiamo segnalato le novità che anche gli enti locali possono richiedere all'interno dei bandi. Fate attenzione a queste caratteristiche, mettete un livello di digitalizzazione che sia bilanciato chiaramente rispetto a quelli che sono i ruoli che ci si aspetta di ricoprire. È chiaro che se uno andrà a ricoprire un ruolo di informatico, il livello di digitalizzazione dovrà essere altissimo. Se si richiede invece di fare attività meno innovative su questo fronte, l'importante è avere un tasso di digitalizzazione importante. Che gli permetta di utilizzare gli strumenti che oggi ci sono a disposizione. Io vedo che in questa fase complessa l'amministrazione ha fatto dei passi da gigante, prima di tutto perché si è messa in gioco tantissimo. Bisogna fare il passo ulteriore. Oggi sui siti dell'amministrazione troviamo i file in PDF da scaricare. Quello che dobbiamo fare è andare oltre, creare le mascherine che siano tutte semplici e tutte facilmente reperibili, facilmente compilabili per tutti gli utenti. Ricordiamoci del digital divide, io lo tengo sempre a mente perché è vero che l'età media della popolazione è avanzata, ma è altrettanto vero che ci sono persone di età media avanzata che riescono agilmente ad utilizzare i social o altri strumenti. Hanno meno facilità ad utilizzare i siti dell'amministrazione, allora forse dovremmo renderli più semplici anche nell'ottica dell'interfaccia grafica per permettergli di avere le informazioni che oggi gli servono e reperirle tranquillamente tramite smartphone. Io credo che il passaggio, come dicevo prima, che abbiamo fatto ed è stato importante. Quello che bisogna fare ora è portarlo a sistema anche a valere dalle risorse del recovery. Servirà tanto l'amministrazione nel riuscire a far sì che i progetti che abbiamo scritto su carta diventino realtà. Io prima di tutto vorrei che la pubblica amministrazione riuscisse effettivamente ad essere il traino del paese. Lo è stato nella fase del lockdown, lo sarà nei prossimi mesi, lo deve essere necessariamente, e sono certa che lo sarà, anche nella fase delle progettualità del recovery. Io credo che ci siamo abituati nella fase in questo anno, in realtà, a ritenere quasi ordinaria questa emergenza che ha un carattere straordinario. Invece vorrei che ci abituassimo a trovare ordinario lo straordinario sforzo che ha fatto la pubblica amministrazione in questi mesi. Grazie.